Arieto Bertoia, Harry, nella forma americanizzata del suo nome, nacque nel 1915 a San Lorenzo d'Arzene. Agli inizi del Novecento, la campagna friulana stava soffrendo le conseguenze di una grave crisi agraria che spinse molti ad emigrare in cerca di una sorte migliore. Anche da San Lorenzo partì un gruppo, spingendosi fin nel mezzo delle montagne rocciose canadesi. Tra di loro c'era anche Giuseppe Bertoia, padre di Harry, che in un secondo momento si spostò verso Detroit, raggiunto nel 1923 dal figlio maggiore, Oreste. Arieto rimase in paese con la mamma e la sorella Ave. Era un bambino diverso dagli altri e crescendo la sua vivace intelligenza si esprimeva nei suoi passatempi, la curiosità per le manifestazioni della natura, la passione per il disegno e l'abilità nel costruire oggetti di legno e fil di ferro. Arieto era molto dedicato alla carta, penna, scriveva, sempre attivo, intelligente, intelligentissimo, fin da bambino. È venuto un professore a Casarsa, si chiamava Ciol, e ha aperto una scuola serale. Ha aperto la scuola serale e mio fratello Arieto era contentissimo allora.